Allora, conviene sempre farsi una copia in locale del database. Come si fa a esportare il database? Si clicca su esporta. Allora, prima di tutto bisogna fare attenzione qua in alto che sia selezionato il database e non la tabella, perché altrimenti vi esporta solo la tabella. Database. Quindi server e poi database. Poi andare su esporta e cliccare su esegui. Ora salvo, faccio vedere cosa ho salvato. Ho salvato un file di testo che ha estensione SQL. Vedete? Musica SQL. Se lo apro, lo posso aprire con Notepad, con blocco note. Ecco che cos'è che mi ha esportato. Testo, dove c'è una serie di c'è del codice. Questo codice che vedete qui è SQL. Quindi, vedete, ci sono i dati che ho inserito, c'è la tabella, artista e così via. Quindi, una volta che voi avete questo script SQL, lo potete successivamente importare. Allora, per importarlo, prima di tutto dovete aver creato il database musica, quindi vuoto, ok? Io vi passo questo script, adesso lo metto nella cartella condivisa. Adesso andate su importa, selezionato il database musica, qua sopra dovete avere server e poi database musica. Andate in importa, cliccate su scegli file, andate a prendere il file che vi ho appena condiviso, fate doppio clic e poi cliccate su esegui. Allora, intanto la prima cosa che vi faccio vedere, noi adesso abbiamo utilizzato questa interfaccia per creare il database, per creare la tabella, quindi abbiamo utilizzato un ambiente grafico per fare tutte queste operazioni. Però possiamo anche farle utilizzando il linguaggio SQL. Che cos'è SQL? È un linguaggio che viene utilizzato proprio per questi database che si chiamano database relazionali. Quindi io non affronto adesso aspetti teorici, li vedremo dopo. Vediamo invece subito aspetti pratici, e cioè come posso creare la tabella che ho creato utilizzando il linguaggio SQL. Questa è la tabella, per averla sott'occhio, ok? Come faccio a creare questa tabella con il linguaggio SQL? Per convenzione si scrive in maiuscola, però il linguaggio SQL è un linguaggio, non è case sensitive, quindi potete scrivere sia in maiuscolo sia in minuscolo. Questa è, diciamo, sono le parole chiave da usare per creare una tabella, ma inglese, create table. Poi scriviamo il nome della tabella. Questa tabella si chiama artisti, giusto? Vediamo, vado a vedere perché non mi ricordo se artisti o artista. Artista. Poi si apre una parentesi tonda e si vanno a scrivere tutte le colonne. Io adesso le scrivo una sotto l'altra. Il B. Non è che dovete per forza fare come sto facendo io, lo faccio un attimo per essere più chiara, spero. Poi data nascita, poi abbiamo anno inizio, poi anno fine. Poi vicino a ciascun attributo, campo o colonna, che dir si voglia, devo scrivere il tipo. Allora, l'ID è un intero di lunghezza 11, quindi si scrive int 11, esattamente come è scritto qua nella tabella. Nome è un varchar di 250, difatti vado a scrivere varchar di 250. E così via. La data di nascita è un tipo date, quindi scrivo date. Anno inizio è un int di 4,
alla fine è un niente di 4. Quindi fin qua niente di difficile, ma neanche dopo. Poi, come faccio a dire che la chiave ID e chiave primaria è, si autoincrementa? Allora, senza virgole, senza niente, si scrive primary key, anche qua, in maiuscolo, minuscolo, non ha importanza, convenzionalmente in maiuscolo. E poi si scrive auto underscore increment, anche come sta scritto lì. A questo punto devo mettere una virgola, perché chiude la riga. Virgola, non punto e virgola. Parentesi tonda, non parentesi graffa, anche se tanto lo so che mi troverò le parentesi graffe, ma sono tonde e graffe non esistono qua. Poi, nome varchar 250, devo aggiungere ancora qualcosa? Guardate, c'è scritto che nome non è nullo. Null, no. Allora bisogna aggiungere not null. E poi, virgola. In maiuscolo metto anche questo, ma firma. Maiuscolo, ma non mi funziona il tasto delle maiuscole. Not null. Virgola. Poi, la data di nascita, vedete, faccio fatica a mettere le maiuscole. Niente, non la vuole. Ok, data nascita, dai, sono io che sbaglio, però. Anche questa è not null. Firma. All'inizio è not null. E anno fine invece può essere nullo. Non si mette niente. Ok? Poi, l'ultima riga non ha la virgola, se no d'errore, e poi si chiude la parentesi tonda. Qua si può mettere un punto e virgola. Ecco qua il codice per creare questa tabella. Bene, proviamo allora a fare il contrario. Prima abbiamo fatto che cosa? Abbiamo creato la tabella, poi io vi ho fatto vedere come scriverla in SQL. Proviamo adesso a creare un'altra tabella. Andiamo a creare la tabella. E creiamo la tabella album, quindi come la creiamo? Facciamoci un po' un'idea, faccio un disegnino. Cosa mettiamo in questa tabella? Allora, proviamo adesso a scrivere subito il codice SQL. Quindi, invece di andare a crearla tramite l'interfaccia. In base a quello che vi ho detto prima, qua devo scrivere create. Quindi create table, la tabella si chiama album, aperta tonda. Poi scriviamo i campi, id, poi non è che dovete fare come faccio io, potete subito completare, io lo faccio perché così mi sembra più chiaro, poi magari non lo è. Data uscita e poi il numero delle tracce, niente, sta maiuscola, proprio non mi esce. Numero tracce, numero abbrevio, num tracce. Non tracce. Ok. Adesso andiamo a specificare il tipo di questi campi. Dunque l'ID sappiamo già che è un intero. Lasciamo la lunghezza predefinita che è 11. Il nome dell'album sarà una stringa, quindi sarà, mettiamo sempre una lunghezza abbastanza sufficiente a memorizzare il titolo. Quindi varchar, poi la data di uscita è tipo date, il numero di tracce è un intero. Quante tracce può avere un album? Al massimo arriva a due cifre, 10, 12, 13, che sono già tantissime. Quindi mettiamo due cifre. ID è una chiave primaria, quindi di nuovo vado a scrivere primary key con auto increment. È la cosa più semplice da fare. Primary key, chiave primaria, hanno detto prima, serve a identificare univocamente ogni riga della tabella. Nessun, siccome questo numero si incrementa ad ogni nuovo inserimento, non ci sarà nessuna riga che ha lo stesso ID. Nome varchar 250, anche qui è un not null, perché il nome dell'album ci deve essere. Virgola. La data di uscita anche è un not null, oppure possiamo anche lasciare la possibilità di non inserirlo, Potrebbe non essere fondamentale metterlo subito, lo possiamo magari mettere dopo, se non abbiamo l'informazione precisa.
e anche il numero di tracce, possiamo metterlo o non metterlo. Il fatto di non obbligarvi, di non mettere nulla, significa che noi non obblighiamo chi inserisce l'album a mettere subito la data di uscita e il numero di tracce. Questo vuol dire, però lo si può mettere in un secondo momento. Invece non posso registrare un nuovo album se non inserisco il nome. È la stessa cosa prima, ossia non posso andare a registrare un artista se non specifico il nome, la data di nascita e l'anno di inizio. Quindi devo mettere tutte e tre, se no non lo posso inserire. Quindi la scelta di un campo nullo, non nullo, dipende dalla progettazione che si fa. Poi ci sono casi, diciamo, evidenti come l'anno fine, che lì per forza è nullo, perché fino a quando non termina l'attività, questo campo non avrà volume. Sì, grazie. Qua manca anche una virgola, quindi l'ultima riga non ha la virgola. Adesso copio questo codice, copio, vado qui su phpMyAdmin e apro questa finestra dove c'è scritto SQL. Incollo quello che ho copiato, faccio attenzione se ci sono degli apici, delle virgolette, a volte non gli piacciono, ma ce lo segnala, bisogna modificarli. E poi clicco su esegui. Ed ecco qua la tabella album con ID chiave primaria, nome, data, uscita, numero. Vedete che qua in nulla c'è scritto sì, sia in data uscita sia in un tracce, no su nome, il valore predefinito quando i campi sono opzionali è nulla e la chiave è un intero con autoincremento. Qua vi dice che la sintassi generale per creare una tabella con SQL è create table, il nome della tabella, aperta la parentesi tonda, poi le varie, il nome della colonna e il tipo di dato, e poi si chiude tutto con una parentesi tonda, un punto e virgola. Poi, qua ci sono i tipi di dati, che dipendono comunque dal database management system. Possono cambiare, vedete che qua ci dice i dati di MySQL della versione 8, perché cambiano anche da versione a versione. Quindi, varciare quello che abbiamo usato noi, una variabile che ha una stringa, insomma, ok? E che può contenere lettere, numeri e caratteri speciali, la lunghezza, la dimensione, quindi il parametro size, specifica il massimo numero di colonne in caratteri, quindi praticamente quanti caratteri può avere. Può arrivare fino a 65.535 di lunghezza. Poi vediamo quelli che abbiamo usato. Int, vedete che ci sono tipi e sottotipi, anche qua il booleano è rappresentato con un numero 0 o il numero 1. 0 è considerato falso e invece un valore non 0 è considerato vero. Poi l'int appunto, che ha dimensione, ha come lunghezza predefinita 11 e così via, ci sono i double, i decimali, ma man mano li vedremo, il tipo date, nella forma anno, mese, giorno, ci sono anche altri tipi e così via. Però se andiamo su un altro DBMS server, quindi su SQL server per esempio, alcuni dati possono cambiare, ok? Anche in termini di capacità di memorizzazione. Quindi il discorso sui tipi di dati è sempre relativo, deve sempre essere riportato il particolare sistema che si sta utilizzando. Comando SQL, questo è il manuale vero e proprio, quindi andiamo a vedere, vedete definizione dei dati, create, se volete sapere esattamente qual è la sintassi completa del comando create in MariaDB, dovete andare qui, quindi andiamo a vedere create table. Vedete qua c'è create, poi ci sono delle parentesi quadrate.
Le parentesi quadrate indicano opzionalità. Vuol dire che quello che era chiuso tra parentesi quadrate, questo vale sempre, in tutta la documentazione di materiali di informatica, vuol dire che ho questo or replace, è opzionale, cioè non è che ci deve essere per forza. Invece tutto ciò che è fuori dalle parentesi quadrate è obbligatorio, quindi create obbligatorio, table obbligatorio. Però vedete che c'è or replace, temporary, if not exist, come dirlo adesso finale. Quindi dato, ci fa capire che se la tabella non esiste la crea, se no non la crea. Poi vedete table name, che è il nome che diamo noi alla tabella. Oppure, e poi ci sono le definizioni e qua la spiegazione. Però per adesso vi semplifico io un po' il compito e vi faccio io una sintesi delle cose principali. Per esempio, un'altra cosa importante. Supponiamo che questo sia un negozio di dischi, di album, di musica, ok? Un negozio che cos'ha? Un negozio online. Avrà dei clienti, giusto? Ok, allora andiamo a creare anche la tabella clienti. Ok, allora adesso vado a creare la tabella. Siccome non andremo a memorizzare la password in chiaro, cioè così come viene scritta, ma andremo ad applicare un algoritmo che la trasforma in una stringa hash, una stringa, cioè una stringa criptata praticamente. Allora c'è bisogno di uno spazio abbastanza grande, quindi dipende un po' dall'algoritmo che si utilizza, mettiamo almeno un 600 di lunghezza. Not, null, silenzio e basta. Quindi chiudo, punto e virgola. Però perché vi ho fatto questo esempio? Perché per concludere stasera vi voglio aggiungere alcune cose. Allora, questo primary key è un vincolo, si chiama così, è un vincolo sugli attributi, ma anche il not null è un vincolo. Ma ce n'è un altro vincolo che si chiama vincolo di unique e io adesso vado a metterlo qua, all'email. E vi spiego che cos'è. Unique serve perché non permette di inserire dei duplicati nella stessa colonna. Però non è la stessa cosa di una chiave primaria. Allora, la chiave primaria è unica, quindi non ci sono duplicati nella colonna della chiave primaria. L'ID non si ripete, l'ID è sempre diverso. Ora, io voglio che l'email sia sempre diversa. Ma anche se non è però identificante, cioè non è la chiave primaria. E perché voglio che sia sempre diversa? Perché voglio impedire ad una persona di registrarsi con la stessa email creando account diversi. Chiaro? Quindi voglio controllare che non ci sia la stessa persona, non si faccia due o tre account o 10.000. E quindi gli metto questo vincolo. Questo vincolo, quindi se voi provate a inserire una, poi lo proveremo a fare, una stessa email in quella colonna vi dà errore. E noi sappiamo che l'email non è una cosa che può essere duplicata. Ognuno ha la propria email, no? Almeno, cioè, basta provare a farsi un'email oggi con Gmail per vedere che ci sono già tutti i nomi che inseriti, ci sono già, quindi vi propone nomi assurdi. Chi si era fatta all'inizio e riuscito ancora a inserire il proprio cognome e nome. Tutti gli altri devono aggiungere sempre dei numeri e cose strane. Quindi questo unique mi garantisce l'univocità dei valori della colonna email. Adesso termino facendo la copia di questo, andando nel database, di nuovo vado in SQL, attenzione che devo ovviamente cancellare quello che c'è già scritto, incollare ed eseguire. Ecco, adesso ho anche la tabella cliente. E se andiamo a vedere la struttura, noterete che c'è una chiave grigia. La chiave grigia indica che c'è un indice. E poi vedremo che cosa sono questi indici. L'indice è stato inserito perché io ho messo il vincolo di unique.